Vai, Gi, sto che a te. E il mio lavoro? Sì, dai. Me l'avevano già trasferito. Andiamo di là, va, così che. Perché qua non, non ho messo nulla perché di là è No, perché la casa sua è di là. E qui. Questo è bellissimo questo posto, eh. Questo è. Okay, ciao, ciao, ciao. Ciao, così parliamo anche di te. Parli anche tu, così parli anche tu del tuo lavoro. Okay. Quindi qua adesso qua in questo studio qua abbiamo queste opere, questa scultura di Giovanna e ne ve ne parlerà. Le foto sono dietro, che ne parlerà. Io posso parlare di quello che è mio, che è tutto ciò. No? E quindi cosa faccio io? Sono uno che da ragazzo che ha sempre disegnato fin dalla nascita. A un certo punto quando ho detto beh, questo disegno voglio farci un po' di grano, non è che ho detto faccio l'artista, ho detto vado a lavorare in pubblicità. Dopo un po' di anni che lavoravo in pubblicità, disegnavo solo più robe per commercio. E quindi avevo rinnegato assolutamente quello che era la tua vena creativa. Cioè io già i bambini quando iniziano a disegnare non mi davano conto della loro vita, poi quelli che proseguono probabilmente sono quelli che fanno gli artisti, perché in fondo raccontiamo la nostra vita. Allora io con i colori della pubblicità, le forme della grafica e del fumetto, cioè qualcosa di pop, popular, cioè, e che quindi è il mio stile, decido di, ovviamente il mio stile è funzionale a chi, alle persone a cui voglio parlare, cioè io voglio parlare a tutti, per quello uso un linguaggio semplice. Semplice e disegnato, cioè che va, è universale, cioè in fondo con una chiave di lettura anche un giapponese, un ostrogoto, un marziano potrebbe capire qualcosa che io nella sua lingua non potrei dire. Questa è la questione in generale. Poi, di cosa parlo io nei miei quadri? Tendenzialmente della mia vita personale, però essendo un umano e vivendo su questo pianeta, siamo nel 2014, siamo una grossa società, ci sono alcune volte che gli argomenti che mi tremano a me di raccontare a volte sono quelli stessi che magari toccano anche voi. Allora i tipi di lavori si biforcano in due ramificazioni. Se faccio un lavoro pubblico che vedono tante persone, tenderò a parlare più di questioni, tra virgolette, etichettabili come sociali, però sono umani, cioè sono la vita di tutti, quindi anche la mia. E io inizio a pensare alla mia vita, la gente guarda un mio disegno e pensa poi alla sua vita. Se invece vado fra pochi intimi, allora posso parlare anche di questioni magari più intime, come può essere la separazione, la nascita di un figlio, la morte di un amico. Io ho fatto tanti manifesti, tanti quadri, che io chiamo poster, in cui c'è la morte magari di un amico, e non me lo dimentico. Oppure ho fatto tanti quadri in cui racconto un fatto mediatico, che oggi è di scottante attualità e domani ce lo siamo già dimenticato. Però peccato che io ormai sono già abbastanza vecchio per aver dipinto dei fatti mediatici di 15 anni fa. Esatto. E da quando li ho dipinti non me li dimentico, non me li sono mai più dimenticati. Esatto. E chi guarda tendenzialmente i miei quadri si ricorda cosa succede e si ricorda pure magari si ricorda dei suoi ricordi in quel momento, però comunque chiaro, ho attivato una sorta di pensiero, eh. Bravo. Allora facciamo degli esempi, ma semplici, è un modo mio di operare, sono un po' un allegorico, però in chiave contemporanea possiamo dire che io faccio dei marchi, dei logos, però non commerciali, dei miei pensieri. Allora questo pensando alla questione dell'anno scorso, nel 2012 c'era la famosa fine del mondo, insomma, la profezia Maya, allora per me a un certo punto ho iniziato a ironizzarci sopra, però non è ironia, però si tratta di... Insomma, in una forma così sdrammatizzata si parla di cose brutte. Quindi una donna nuda, tatuata col colore della sua tribù, ha il cuore ferito, il cuore si trasforma in tempesta. Dietro il mondo occidentale, quello che conosciamo noi, se ne va un po', viene bruciato e la natura si riprende ciò che è suo di diritto. Quindi questa donna in fondo rappresenta la madre terra, insomma, il pianeta violato, la natura. Questa invece per esempio è una questione molto più personale, anche legata ad altri lavori che ho fatto, perché io ho fatto nella mia vita, quando mi univo qualcuno, facevo la famiglia, eccetera, magari mi disegnavo la torta nuziale in cui c'erano lui e lei sopra, poi i simboli erano legati. Ultimamente devo dire che io mi disegno la mia torta nuziale con me sola. E poi ci sono alcune priorità del momento, infatti questo possiamo dire anche promemoria per i prossimi 6 mesi, quello che devo fare, trovare una casa. Ma dare i figli. Sono 3 figli, la casa deve essere abbastanza grande. Sicuramente sono libero ormai da tante cose.
e però rispettare quello che però io lo rispetto tutti i giorni, infatti faccio l'artista, non faccio il manager, cioè quello che ero da bambino che sono qua adesso, ovviamente è evoluto nel tempo perché non sono un festival, poi anche perché ormai c'è più di 40 anni, insomma, però diciamo che l'artista che in generale, essendo il suo lavoro il parlare di se stesso, in fondo è fa esattamente come fa il bambino prima di saper scrivere, che quando ti rappresenta, soprattutto fino ai 4, 5, 6 anni, finché non va alle elementari, cioè il disegno è veramente un racconto della sua vita, è quello che ha visto, le sue esperienze, certo. Insomma, quello è quello che è. E in fondo noi artisti, di più, di meno, tende a dirlo di più, penso, perché per me è proprio una cosa. Tendenzialmente uso sempre lo stesso stile, cioè un modo di raccontare, ma parlo di tante cose, non è che parlo, ci sono artisti che per loro il loro argomento può essere uno per tutta la vita, sono sempre artisti, però sono diversi da me, io sono fatto in quella maniera lì, c'è uno che ha un po' di robe da dire e che le dice in una maniera un po'. La mia prossima mostra, che è in Belgio il 20 giugno, si chiama Pop Hard Disc, e questo devo dire che è l'esemplificazione di quello che faccio, cioè il mio cervello è troppo piccolo per farci stare dentro tutta la memoria e quindi ho delle memorie esterne che hanno un formato pop, popular, cioè così, quasi cartoon, però che comunque mi ricordano alcune cose della mia vita, passaggi, insomma, ciò che io voglio sottolineare della mia vita o del mondo in cui vivo, mondo contemporaneo. Io penso, da me gli altri artisti, ci sono tanti artisti che mi piacciono, però quelli che mi interessano di più sono quelli che parlano di ik e nunc, cioè qui e adesso, cioè il contemporaneo, ok? Posso apprezzare un bravissimo pittore che dipinge benissimo, magari, che però poteva vivere 100 anni fa, cioè adesso l'artista è una figura di cui secondo me c'è anche bisogno, perché dovrebbe far riflettere un po' su quello che viviamo tutti. Sì, dovrebbe essere la mente critica, diciamo così. Forse. Quello sarebbe un po' il suo mestiere. Non è che deve risvegliare gli animi, però si parla sempre di portare l'arte in mezzo alla gente, per esempio, è la cosa più dibattuta. Allora ci sono due opzioni, secondo me: o prendo un meteorite incomprensibile e lo piazzo in mezzo alla piazza, dico questo è un monumento, e la gente si inchina e si fa il segno della croce, oppure a volte si entra in galleria e sembra di entrare in chiesa. Cioè, sì, sì, vero. Scusate. Tanto più una cosa è incomprensibile, tanto più è arte, e non è proprio così. Allora, per me portare l'arte in mezzo alla gente vuol dire che quando vado in mezzo alla gente tratto un argomento che la gente possa comprendere. Allora si identifica, allora vedi che gli piace e l'hai portato. È molto semplice, però nessuno lo fa. Sì, sì. Sì, sì. Però lì, quando sono stato chiamato a volte a parlare sull'artista provocatore, che ha fatto alcune cose, che ha toccato Berlusconi, quindi in casa di e quindi questo mi ha fatto famoso per quello, tra l'altro, però voglio dire, ha creato lo scandalo, quindi si parlava, mi chiamavano per parlare, e quindi a volte si parlava del come portare l'arte in mezzo alla gente, e allora tutte, no? Ci sono tutti i direttori, le notorietà, i grandi galleristi, i grandi critici, ti dicono sempre tanta retorica, ma questo cavolo di argomento non è mai stato risolto, eppure la soluzione è lì alla porta di tutti, però nessuno. Certo, certo, no? Chiaro, sì. Forse qualche artista. Sì, sì, infatti ma così è. E avete visto entrando le due lamiere che ci sono là fuori, eccetera. E sono praticamente, ne avrò fatti 5-6 di lavori in tutta la lamiera. Quello fuori non è neanche ancora finito, quindi vabbè, era giusto per vedere i primi fatti. E quello mi soddisfa perché ha da un lato il colore, io dipinto, ho fatto anche tanto guarda che figura, perché il colore mi ci sta, e questa è una superficie colorata, quindi ho il colore, ho le emozioni dei colori eccetera, ma al tempo stesso rimane totalmente una scultura, perché questa io è un tridimensionale che in questo caso è ancora poco scultoreo. Ma questo modo di lavorare mi permette, mettendo uno spessore qua dentro, di creare un movimento di volume che magari arriva proprio all'essenzialità, che per me è la meraviglia della scultura. E ha una radice africana, nettamente africana, perché io sono cresciuta in Africa, ho quasi vissuto sempre in Africa, e lì è proprio l'immaginario nasce. Ma è forse la parte meno interessante, l'immaginario, no? È più Nigeria e Botswana, ma soprattutto Nigeria, dove io sono proprio cresciuta, e insomma direi che è la mia casa, no? Lei conosce? No, perché l'Africa è grande. Sì, no, l'Africa è immensa ed è diversissima tra di sé. Sì, sì, sì. Diciamo che la Nigeria è proprio
la città dove sono cresciuta io, dove c'erano 250 etnie, religioni, lingue diverse, un pullulare di gente, di roba, di odori, e una vita pregnata da animismo e misteri e cose interessantissime. Altre parti dell'Africa non lo hanno per niente questo respiro culturale, naturalistico, stupendo, eccetera, ma non così pregnante, di cui i miei sono saturi di questa. Beh, certo, no, quella fine uno rimane impresso, condizionato, non puoi togliertela. No, chiaro, non puoi togliertela. Può piacere o meno, ma non potrà mai. No. Perché qua io ragiono. Chiaro, così. Chiaro, sì. Ho quegli odori, ho quei colori, quei suoni. Sì. E torni tanto in Africa, sì, torni. Da adesso un paio d'anni che non ci torno, ma sì, ma comunque la mia vita è là, cioè quella. Non, sì. Sono un'africana con la pelle bianca, io continuo a dire di me stessa. Sì. Va bene, grazie mille per l'ascolto. Grazie. Invece tocca a Erika. 5 secondi la tua foto. 5 secondi allora. Parto dal titolo, sì. Non possiamo dire due parole, completamente. Sì. È un lavoro che ho cominciato 7 anni fa, cioè dico che ho cominciato perché è un work in progress. Uh-huh. E sono partita da Vishnu Purana, quindi dei testi sacri indiani, della cultura induista, apparentemente. Uh-huh. Ed è questo dialogo tra Shiva e Devi, diciamo la sua controparte femminile, la sua sposa, però è un dialogo tra un maestro e un discepolo, in quanto non esiste il dualismo in questo tipo di cultura e filosofia, ma la complementarietà, appunto, tema anche sviluppato da noi in Occidente, in varie culture, non solo religiose, anche Bohr, per dire, la fisica quantistica, eccetera, ha studiato questi fenomeni, e parte proprio da queste domande che Devi pone a Shiva, il quale non risponde, ma fa un giro. Quindi parto da questa iconografia e mi avvalgo di due danzatori, che sono Stefania Lomaglio e Claudio Conti, fondatori dell'associazione 32 dicembre, sono danzatori e performer, e lavoro con loro, cioè comincio con questa sessione in cui spiego loro qual è il mio progetto, e su un'improvvisazione abbiamo cominciato a dare forma a questo lavoro. Ci sono delle parti più danzate, delle parti alle quali io ho dato forma, cioè proprio scomponendo e ricomponendo il corpo, perché in realtà ciò che conta non è tanto la figura umana in sé. Cioè, ad esempio, questa scelta, poi ovviamente ho scelto dei pezzi che possano dialogare anche con l'arte più astratta, la pittura, essendo qua ospite, però legato proprio al fatto che sono dei fenomeni anche esistenti in natura, cioè noi siamo fatti della stessa materia, di tutto quello che ci circonda. Per cui mi piaceva anche questo aspetto dell'alto come il basso, che è un principio anche alchemico, no? Filosofico, e legato ovviamente anche poi per ritornare nella nostra società occidentale, questo diverbio problema tra il maschile e femminile, non solo tra i due generi, ma anche all'interno di noi. E quindi questa approssimazione all'incontro, no? Lo scontro, la difficoltà di riconoscersi, no? E la competizione, no? In realtà, per incapacità di fondersi, cioè perché la fusione di più persone all'interno di se stessi o di due persone non è mai la somma delle parti, ma è qualche cosa che certo. Crea un genere nuovo. Io dico anche questo nel testo che ho preparato, che fondamentalmente io credo, cioè la mia idea, e poi ognuno la sonda e dirà la sua, che probabilmente forse anche le nostre depravazioni, cioè della società, anche a livello sessuale in particolare, che è un tema molto scandaloso, forse arrivano da questa mancanza, no? Di ricerca della completezza. E da qua poi si può aprire. Chiaro. È un lavoro sicuramente che continuerà, perché io mi sono. La complementarietà non è la simmetria, certamente, infatti ci sono degli scatti anche di là, se farete un giro, dove ci sono delle parti più danzate, di movimento, cioè non è una ferma immagine, cioè ho scelto proprio le parti più significative. Addirittura sono dei pezzi in cui loro si rotolano ma sembrano delle macchie di inchiostro, no? Rimane solo questo alla fine. E quello è un po' il senso che spero di aver dato con questo lavoro, non so. Bello, bello. Grazie. Grazie a voi. Grazie.